Carolina Lussana, è vero che diciamo, per la Lega la bruterra, come dire, non, in cui non, la Lega, il vostro partito non è rappresentato, quindi questo test fino a un certo punto non vi riguarda, però il fatto di questa astensione massiccia, io prendo un editoriale di domenica scorsa di Luigi La Spina sulla Stampa in cui si parlava di un sondaggio secondo il quale nel nord-ovest un elettore su cinque ha dichiarato che non andrà più a votare, quindi comunque c'è un dato di scostamento tra la politica e l'elettorato che questo voto abruzzese conferma e che quindi vale anche per tutta Italia, oppure c'è un dato prettamente locale che deriva da situazioni climatiche e anche del motivo per cui si è andato il voto in Abruzzo? Ah, noi chiaramente in Abruzzo non ci siamo presentati, siamo stati degli osservatori attenti, abbiamo fatto non neutrali però. Osservatori non neutrali. Non neutrali, abbiamo fatto il tifo chiaramente per il PDL e perché un'altra regione dal centro-sinistra è passata al centro-destra. Magari potrei fare insomma un commento: laddove il centro-destra si presenta senza la Lega, vince ma non stravince. Adesso comunque, al di là di tutto, io penso che l'astensionismo debba essere analizzato e debba essere preso in debita considerazione, ma sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto nel fatto che comunque qui hanno avuto gioco facile dei fattori contingenti, il fatto che si votasse solamente in Abruzzo, il momento particolare appunto il dicembre, le condizioni di maltempo e il fatto comunque che si va a votare perché appunto c'è stata una situazione per cui la giunta del Turco appunto è caduta e ha dimostrato insomma di non essere stata poi alla fine rappresentativa degli interessi dei cittadini. Questo alla fine può ingenerare un meccanismo che porta all'astensionismo, che poi colpisce in modo generalizzato tutti, ma in modo particolare i partiti che sono stati poi causa di quella crisi. Ora, parlare di un astensionismo, di una sfiducia dei cittadini a livello generale, io starei molto attenta. Mi ricordo che questo campanello d'allarme era suonato anche prima del voto politico di questa primavera. Si diceva che gli italiani scontenti, delusi dal governo Prodi, non sarebbero andati comunque a votare. Abbiamo visto invece che c'è stata una grande chiamata alle urne e questo dimostra che comunque ancora i cittadini hanno fiducia nella politica e nella capacità della politica di risolvere i problemi concreti. Penso che il modo migliore di vincere un rischio astensionismo sia quello di dare delle risposte concrete e di realizzare quel percorso di riforme che gli italiani ci chiedono. La questione morale si risolve riformando la giustizia? Si risolve anche riformando la giustizia, però io vorrei fare alcune considerazioni. Io penso che il PD sia stato vittima della deriva giustizialista che ha voluto portare avanti e forse in un certo qual modo ha enfatizzato la questione morale. La si è enfatizzata in che modo? Pensando che è di essere completamente immuni, amministratori, solo bravi amministratori, e quindi in un certo qual modo tante volte cercando di cavalcare i guai giudiziari degli altri. Io ascoltavo adesso le parole di Andrea Orlando, però ancora ieri Walter Veltroni fa riferimento al fatto che parla, forse non accorgendosi della bufera appunto giudiziaria che ha travolto l'Abruzzo, gli amministratori, la questione di Napoli eccetera, ancora una volta ha fatto riferimento al 10% dei parlamentari della PDL che avrebbero guai con la giustizia. Allora, io penso che la questione morale debba essere alla massima attenzione dei partiti, però condivido molto la scheda che avete presentato. Allora, c'è un principio che è quello che dovrebbe essere valido per tutti, cioè quello che ogni cittadino ha diritto a un processo giusto, a un processo celere, a un processo veloce che ne accerti la colpevolezza. Oggi non si può pensare che chi magari è soggetto a semplicemente un'indagine debba essere il mostro da sbattere in copertina, e questo vale, questo magari è un discorso sul quale dovremmo riflettere, proprio per chi fa politica, perché un politico può anche accettare, poi giustamente ci può essere, la strada deve essere al di fuori di ogni sospetto e quindi può decidere di dimettersi, di fare un proprio percorso, però ci può anche stare che incorra in guai con la giustizia, ma deve avere il diritto di poter appunto dimostrare la sua innocenza. Cavalcare troppo la questione morale
la questione appunto di essere sottoposta all'indagine arriva poi a portare a questi paradossi. Cioè, la riforma della giustizia comunque serve, ma non serve chiaramente solo per andare a fare chiarezza su queste vicende, ma serve nell'interesse di tutti i cittadini, cioè avere un giudice terzo e imparziale, avere una giustizia veloce. Poi chiaramente quando riguarda la politica questo ha ancora una valenza maggiore perché, ripeto, avere magari una procura che ti indaga equivale a essere colpevole e poi tutte le conseguenze che ne derivano. Ecco, ma voi siete d'accordo con la proposta di Veltroni di una commissione per la riforma della giustizia che duri 60 giorni e che faccia assieme maggioranza e opposizione questa riforma? Allora, noi siamo d'accordo a cercare una condivisione sul tema giustizia e di portare avanti la strada del dialogo. Lo diciamo anche se veniamo da esperienze del passato che hanno dimostrato l'impossibilità di trovare delle soluzioni condivise, anche perché il Partito Democratico troppe volte è stato, diciamo così, eccessivamente allineato sulle posizioni di alcuni magistrati, in modo particolare della magistratura associata e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Noi vogliamo una riforma della giustizia che non sia contro i magistrati, come appunto viene detto, ma che sia una riforma che vale per tutti. Allora chiediamo, e siamo d'accordo, eventualmente a fare un po' per un percorso interlocutorio, degli incontri. Il mio partito li ha già avviati con il ministro Alfano, so che incontrerà il ministro Ombra Tenaglia, vediamo se si riesce a trovare una piattaforma comune. Poi non so se si arriverà a una commissione oppure ci sono già le commissioni competenti, la commissione giustizia sia di Camera e Senato, quindi forse sarebbe anche superfluo avviare o creare un ulteriore mezzo di interlocuzione. Però proviamo a sederci, scevri da pregiudizi, a un tavolo e a trovare delle soluzioni condivise. Se sarà possibile, quindi noi chiediamo un tempo, un lasso di tempo, possono essere 2 mesi, prendiamoci questa pausa di riflessione natalizia, se sarà possibile bene, altrimenti io penso che comunque compito di questa maggioranza sarà quello di arrivare a delle scelte e di attuare comunque una riforma. Castorace, insomma, ha detto che la Lega forse ha cambiato un po' posizione nei confronti della giustizia. Assolutamente, io volevo dire a Storace che il discorso dell'impunità non ci interessa. Nel mio ragionamento di prima volevo semplicemente dire che la sinistra che ha cavalcato le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi adesso ne è vittima. Per quanto riguarda la riforma della giustizia che a noi interessa, è una riforma che parli sì di separazione delle carriere, perché attualmente purtroppo non c'è ancora quella parità fra accusa e difesa che dovrebbe invece essere garantita proprio nell'interesse dei cittadini. Noi vogliamo, se vogliamo entrare nel merito, ad esempio la possibilità anche di elezione diretta dei pubblici ministeri, come avviene ad esempio negli Stati Uniti d'America, per avere un pubblico ministero, un rappresentante dell'accusa. Questa è una proposta che noi mettiamo sul tavolo. In subordine chiediamo ad esempio l'elezione diretta dei pubblici, dei giudici di pace, già prevista dalla Costituzione, però se non se ne può neanche discutere o parlare. Vogliamo chiaramente più certezza della pena, perché attualmente non è così. Vogliamo la responsabilità per i magistrati, con una riforma anche della sezione disciplinare del CSM. Un magistrato che paga proprio perché tocca la libertà di una persona e quindi può portare a fare dei danni enormi, deve rispondere nei confronti, deve rispondere ai cittadini. Quindi su questi temi noi chiediamo un confronto sereno. Le impunità non ci interessano. Allora, Andrea, sullo spauracchio della modifica alla Costituzione. Allora, è chiaro che la Costituzione si può modificare non nei principi fondamentali, ma laddove, ad esempio, nella seconda parte della Costituzione sono necessari degli adeguamenti. Quello che dice la Lega è questo: aveva sbagliato il centro-sinistra sul federalismo, sulla riforma costituzionale che abbiamo adesso, ad approvarla a colpi di maggioranza. Abbiamo sbagliato noi nel 2001 a seguire lo stesso percorso, tant'è che poi quella riforma che prevedeva ad esempio la riduzione del numero dei parlamentari, su cui siamo tutti d'accordo, è naufragata a seguito dell'esito del referendum costituzionale. Proviamo a dialogare, proviamo a trovare un percorso comune su federalismo fiscale o la giustizia, che vanno nell'interesse di tutti.